siate onesti, perché dovete essere onesti. Quanto possono essere invitanti i filetti di merluzzo? La verità, molto poco, cioè non è che sono invitanti, però si può trasformare il triste, che poi non è triste, diciamo la verità, è anche buono. Come però si può dargli vita e farlo diventare iper, ultra, super appetitoso? Facendolo con i pomodorini, come andrò a fare oggi. Vi faccio vedere. È una ricetta che in totale ci metteremo un quarto d'ora, ma un quarto d'ora con le chiacchiere. Dai, cominciamo. Allora, prima cosa, pomodorini. Li vado a tagliare a metà. Ah, ho sbagliato anche coltello. Non mi sono accorto, ma ho sbagliato coltello. Per tagliare i pomodori la cosa migliore è sempre un coltello dalla dentatura fine, perché in questo modo, anche se sono maturi, non si rompono, non si spappolano. Una bella generosa quantità di olio in padella. Accendo il fuoco. E poi ci metto l'aglio. Allora, l'aglio, se non volete un eccesso, un sapore deciso di aglio, mettetelo così e poi toglietelo. Altrimenti fate come me, affettatelo, perché qui il sapore dell'aglio ci sta, e come se ci sta, è anche bene. E lo vado a mettere subito a far insaporire l'olio. Quando vedete che l'aglio sfrigola bene, ci si vanno a buttare i pomodorini. Aggiungo un po' di capperi. Non dobbiamo fare una salsa di pomodoro, quindi la cottura sarà sufficientemente breve, cioè dobbiamo mantenere ancora la freschezza del pomodorino. Un pochino di origano ora, e poi ne aggiungerò un altro po' dopo. Un pochino di sale. Lo sapete che questo già è un condimento per una pasta ottima. Aggiungo un po' di olive. Già i colori per me sono meravigliosi. E ora aggiungo i filetti. Copro, lascio cuocere un paio, diciamo 3 minuti di questo lato, poi andrò a girarli. Ci vediamo fra 3 minuti. Sono passati un paio di minuti. E ora si gira con, ovviamente, attenzione, perché sarebbe brutto romperli. Questi sono gli errori che spesso faccio io, quello di utilizzare contenitori un po' troppo piccolini. Allora, un pochino di sale sui filetti. Qui ci sono le olive che sono belle salate. Altro giro di origano. E ora richiudo un'altra volta. Ora non si muove più, eh. Richiudo un'altra volta. Un altri 2-3 minuti di cottura, e casomai fate così e basta. Muovete leggermente, altrimenti si rompono tutti. Ci vediamo all'assaggio fra pochissimo. Ciao. Ok. Il profumo è assolutamente fantastico. Ma veramente fantastico. E questo prelude a un assaggio decisamente importante. Allora mi vado a prendere i filetti col rotto prima, perché nel frattempo, mentre vi dicevo a voi di fare attenzione che si rompevano i filetti, l'ho rotto. Ma perché questo? Perché ho utilizzato una padella troppo piccola, era difficile girarli tutti questi filetti. Guardate che bel sughettino che c'è. Bello, si è creato proprio un sughettino.
che vi devo dire, la verità è che questi colori, il colore quando c'è il pomodoro, le olive, no? Questi contrasti, cioè a me mi mettono già allegria, già so che sarà un piatto buono. E ora l'assaggio, ovviamente questo lo faccio solo per voi, sappiatelo, lo faccio solo per voi. Ora mi preparo però un boccone con l'oliva, ah, quella è un'oliva che non vuole essere mangiata per ora, oliva, pomodorino e merluzzo. Assolutamente fantastico, ma senza tanti discorsi da fare, buonissimo. Avete visto quanto ci ho messo? Io non credo di essere arrivato a un quarto d'ora. Ci vuole anche meno tempo. È veramente il nocciolo dell'oliva, cappero. Sono piatti che a me danno parecchia soddisfazione, ma mi dà anche parecchia soddisfazione pensare di darvi delle semplici idee, niente di straordinario, niente di, che ne so, da fuochi d'artificio, però questa è una cosa buona. Questa dà soddisfazione per chi la cucina e per chi la mangia. E se uno se la cucina e se la mangia, come dicono a Roma, se la suona e se la canta, però a me piace. Alla prossima!